Nicolò Marangon, è strano che in un incontro di beach la coppia avversaria si ritiri. Oggi dovete giocare la finale qui a Corneto per il terzo posto e la coppia avversaria si è ritirata. Si è spaventata della vostra forza? Ciao, dopo un torneo che abbiamo fatto così bene, è normale che la coppia si è spaventata. Poi hai visto i nostri fisici possenti e allora da lì ha capito che era meglio tornare subito a casa e farsi la doccia, insomma, ecco. Ti è mai capitato, tu sei Giulio Bertoldi, ti è mai capitato una cosa del genere in altri tornei o la prima volta? Mi è già capitato qualche volta, però è andata meglio così. Dopo volevamo giocarla, però diciamo sono un po' molto, molto più forti rispetto a noi altri, quindi. Probabilmente erano dispiaciuti per la sconfitta subita dalla coppia che va in finale, no? Però lo sport dovrebbe essere anche confrontarsi comunque, Sì, no? appunto, ci è un po' dispiaciuto anche a noi perché comunque volevamo giocare. Però vabbè, d'altra parte abbiamo fatto 3 partite, quindi Bene così, insomma. solo che meglio, sì. Ecco, voi dite che se eravate più deboli, perché? Perché ai bici poi ogni partita è da giocare, no? Diciamo che essendo anche le prime tappe, io dopo con lui ho giocato qualche volta, diciamo dovevamo ancora trovare un certo feeling, diciamo, fra la coppia. Poi, diciamo, oggi è andata bene così, comunque siamo contenti. La prossima tappa dove si gioca? Ah boh, io mercoledì parto e vado in Quindi, vacanza. vai in vacanza con un terzo posto? Con i 40 euro che ho guadagnato oggi vado in Scusa, vacanza. 40 o 20 e 20? Ah beh, 20 e 20, sì. Poi 15, 15 per l'iscrizione, quindi alla fine magna magna è zero. Però vabbè, dai, ecco, quindi la prossima non so dove sia. Giulio, però scusa, se uno nella propria vita, poi lasciamo qui, voi siete giovani, no? Quindi studiate, immagino, no? Oggi c'è difficoltà nel trovare lavoro, vi auguriamo che quando arrivate voi a cercare un lavoro le situazioni siano cambiate, però guadagnare 5 euro su 15 investiti non sarebbe male, no? Allora, beh, io fortunatamente sono riuscito a trovare un lavoro adesso. Diciamo che comunque va benissimo anche con quei 5 euro lì, che comunque che secondo me sono guadagnati alla fine perché penso di avermeli meritati insieme a lui, penso di aver giocato una bella partita, belle partite. E peccato solo per l'ultima, volevamo solo giocarla, basta come andava, andava dopo. Comunque, nello sport, come nella vita, ha sempre torto chi è assente, quindi speriamo che si rincoraggino, però lo sport va affrontato comunque, come va affrontata la vita, non si può sfuggire, no? E anche se l'avversario, come voi dite, voi eravate più deboli, a maggior ragione, per rispetto all'avversario, secondo me, che sono un vecchio, bisognava giocare. Eh beh, senza dubbio, sì, anche perché abbiamo fatto la fatica di arrivare fino in fondo, che non siamo proprio una coppia fatta e compiuta, almeno se avevano, non so, la voglia di giocare, noi eravamo qua, dopo vabbè, è andata come è andata, quindi a noi va bene lo stesso. Allora, stasera su YouTube, invece che postare la partita, posterete queste interviste, così nugoli di ragazzi vi verranno appresso, Sì, no? Non sì, occorre, dopo non occorre. Ce ne abbiamo sì, già dicendo abbastanza. però che non abbiamo giocato l'ultima partita, dopo, insomma, comunque è andata così. In bocca al lupo per le prossime, soprattutto quelle partite della vita che sono importanti. Grazie, Ok? Ciao grazie. ragazzi, complimenti.